Poi adesso ha scritto questo libro che si chiama Il sangue del Sud, dove parla di storia del brigantaggio, noi ne abbiamo sentito parlare a scuola, poi però un po' frettolosamente la vicenda solitamente si archivia, e lui dice invece che questa è stata la prima guerra civile italiana. Pervacco, altro che guerra civile, basti pensare che l'esercito italiano impiegò metà degli effettivi e perse più uomini in quella guerra che in tutte e tre le guerre di dipendenza messe insieme. Nel sud ci furono almeno 100.000 morti, quindi una guerra sanguinosissima, feroce, che è giusto ricordare per capire le nostre origini. Però se non conosciamo il nostro passato, non riusciamo a capire il nostro presente e i problemi che tuttora ci sono fra nord e sud Italia. Sì. Siamo qui con Antonio Gagliardi, il presidente dell'associazione Terra Nostra, autore di questa targa che ricorda la strage di Auletta, avvenuta il 30 luglio del 1861. Sì. Allora, lei è presidente di un'associazione. Che è un'associazione culturale, si chiama Auletta Terra Nostra. Finalmente andiamo proprio alla ricerca di episodi che ci possono far rivivere quello che è stata la nostra storia. E quello della lapide è uno di quegli episodi di cui io sono venuto a conoscenza, perché in Auletta se ne parlava poco, anche perché la storia la fa i vincitori, generalmente la insegnano come vogliono. Allora, venendo a conoscenza di questo episodio, sono andato
prima di tutto la ricerca nell'archivio storico del comune per vedere se effettivamente c'era una verità. Quindi ho trovato i certificati di morte di 24 nostri concittadini, di cui anche un bambino di 2 anni. Quindi avete fatto una ricerca archivistica presso il comune di Auletta. Esatto. Allora, diciamo che cosa accadde in particolare il 30 luglio del 1861. Allora, Auletta si trova in una posizione strategica geograficamente. Allora, molte volte quelli che venivano considerati briganti, per forza di cose, erano costretti a passare per Auletta. Un giorno si è sparsa la voce, anche perché da Auletta c'era stato un assalto al comune, avevano fatto alcuni danni, che da Auletta c'era una riunione di briganti che dovevano assaltare, insomma, guarnigione, sta roba qua. Il responsabile dell'epoca della sicurezza nazionale, sia di Auletta che dei paesi limitrofi, comunicarono a chi di competenza questo fatto qua, e arrivò un battaglione di ungheresi. Nel frattempo quelli che erano i briganti erano andati via. Quando sono arrivati questi militari, non è che hanno chiesto, ma tu eri uno di quelli, no. Come le prime persone, come li hanno trovati, li hanno ammazzati. Non a caso è morto un sacerdote, un medico. Questo praticamente è un canovaccio che si ripeteva un po' in tutti i comuni, dove in questi comuni il sindaco e i rappresentanti istituzionali appartenevano alla classe dei liberali, quindi dei filosabaudi. Avevano istituito le guardie nazionali, che erano una sorta di milizia locale, ovviamente comandata dal sindaco. C'era l'esercito sabaudo con le sue rappresentanze militari, c'erano questi legittimisti chiamati ovviamente briganti da chi conquistava il paese. E quindi quando veniva repressa la reazione, che veniva eseguita, diciamo, in nome e per conto del governo legittimo che era stato praticamente eliminato, e la reazione non guardava in faccia a nessuno, insomma. Era considerato brigante, ma da Auletta c'è un altro fatto ancora. Il fatto che sempre per quella famosa posizione geografica, Giuseppe Garibaldi nel suo passaggio dalla Calabria andando verso Napoli è stato fermo pure da Auletta, insomma è stato qua una notte, quindi c'erano molte famiglie nobili di quel tempo che vedevano di buon occhio la posizione di quel governo in quel momento, anche perché erano state, insomma, come dire, portate alla fama con questo passaggio di Garibaldi ad Auletta. C'era la famiglia Mari, insomma, altre famiglie. Poi le cose non sono andate come la gente si aspettava, perché lo stesso governo, lo stesso Garibaldi, non ha mantenuto quelle promesse fatte per dare la terra ai contadini e compagnia bella. Quindi c'era un po' di malumore. Diciamo che all'interno dei paesi del meridione d'Italia, dopo che Francesco II concesse la Costituzione il 25 giugno del 1860, che aveva riportato alla luce la Costituzione vecchia che il padre concesse nel 48, che era stata congelata, si crearono i presupposti per un governo diverso, cioè non un governo della monarchia, ma un governo costituzionale. Siccome non esisteva il partito borbonico, perché i Borbone erano al governo e c'erano soltanto gli elementi istituzionali, si creava e si alimentava ancora di più un partito anti-borbonico, e quindi filosabaudo, monarchico, diciamo filosavoia, ma anche repubblicani, anche mazziniani, eccetera. Tutto questa parte della popolazione, che in realtà era una parte ampiamente minoritaria, una ristrettissima minoranza che era rappresentata dal potentato economico locale, quindi dai signori, dai proprietari, eccetera. Ecco, ci si creò questa spaccatura tra la monarchia borbonica, tra i liberali e naturalmente il popolo, che era oltre il 98% della popolazione, assisteva in modo pressoché passivo
agli eventi della storia. Ecco, per questo quando c'era un po' di movimento contrario a quel, diciamo, a quel regime o quei potenti dell'epoca, allora subito cerchiamo di reprimerlo nel sangue, insomma, allora, per non fare aumentare queste, diciamo, queste che proteste. Garibaldi aveva pensato di portare a sé il popolo, però sapeva benissimo che il popolo era un popolo religioso, cattolico, che aveva come punti fermi il re e la religione. Siccome Garibaldi era un anticlericale, un antipapale, osteggiava ampiamente, diciamo decisamente la Chiesa, e capiva che il popolo non poteva seguirlo su questo binario, e allora praticamente gli promise la terra. La terra poi non fu data, che infatti contemporaneamente alla strage di Auletta del 30, poi a Montefalcione avveniva in quel periodo tutto l'entroterra del Regno di Napoli era in fiamme, in sostanza. Quindi praticamente i signori locali, che avevano come protezione solo la Guardia Nazionale, non era sufficiente a reagire contro i popolani, contro i paesani, contro i contadini, e quindi si serviva dell'esercito sabaudo. Ma anche dei mercenari, perché in effetti poi gli ungheresi erano mercenari, certo, al soldo dei Savoia. Certamente. Quindi... certamente la legione ungherese era un corpo militare distaccato al servizio dei Savoia, e ha fatto delle stragi notevoli, non solo ad Auletta, anche a Montefalcione, anche in altri posti. Ma qua in effetti poi si parla di 24 quelli locali, cioè che io ho trovato come atti di nascita di persone nate ad Auletta, però in effetti il numero dei morti, da alcuni libri che ho letto, parla di circa 40, perché alcuni che non erano di Auletta si trovavano qua di passaggio per caso, non sono state registrate all'anagrafe, diciamo, certo, negli atti di morte del comune di Auletta, certo, ma sono stati portati. Voi avete provato anche a guardare nei registri parrocchiali? No, dove... registri parrocchiali perché no. Lì tutti gli atti di morte venivano registrati nei registri parrocchiali dell'epoca. Vabbè, comunque voglio dire, la pedante burocrazia piemontese non si è dimostrata così solerte nel conteggio dei caduti meridionali, diciamo lì possiamo dire che si è distratta un poco, ecco, diciamo, e contare i morti, dire che erano 40 e non 24, insomma, era un fatto un po' troppo negativo Su altri testi si trova una forchetta, un'oscillazione tra 20-25 morti e addirittura 250, quindi che è un po' ampia. Addirittura a Casalduni, a Ponte Landolfo, dove sono stati ammazzati, bruciati vivi nelle case circa 5.000 persone, tutte donne, bambini, vecchi, infermi, insomma certamente non i briganti, e si parlava di 15 morti, quindi questo lascia capire che il conteggio non è stato pignolo, diciamo.
dove c'è errore si possa portare verità, dove c'è dubbio si possa portare fede e dove c'è disperazione si possa portare speranza. A chi racconta questa storia si rimprovera spesso di indebolire il sentimento dell'italianità. Tutti i soldati, come si chiama, borbonici che hanno continuato a combattere, prima e dopo Gaeta, i marinai delle navi catturate con l'imbroglio dei piemontesi che si buttavano a mare per le fughe, mentre gli ufficiali comprati dei soldi di Cavour stavano là, quindi non sono niente. Cioè, questo fatto di parlare sempre dell'esercito di Re Franceschiello, ridendo, questi non si sono riusciti neanche a difendere, così. Ma non è, questa non è anti-italianità. Voglio dire, i napoletani non sono italiani.